Pochi giorni fa avevo un dubbio e mi sono chiesto ma qual è la migliore piattaforma tra YouTube e Twitch? Infatti vi ho chiesto tramite un sondaggio secondo voi qual era la migliore piattaforma tra le due e devo dire che molti di voi preferiscono YouTube a Twitch, infatti vince al 90%. Ma sarà così? YouTube è la migliore piattaforma al momento? Oggi noi lo scopriremo grazie a questa partita. Se volete altri video di questo tipo cerchiamo di arrivare a 150 like. Eccoci qui, come potete vedere qui abbiamo le due squadre, squadra Twitch e squadra YouTube, che si stanno preparando al match di oggi. Prima però voglio mostrarvi le formazioni. La formazione di YouTube è composta da Porcello in porta, Caccavale Master Zen in difesa, Pesce Vecchione centravanti, mentre in attacco c'è Falcetta. Mentre nella formazione di Twitch in porta abbiamo Marca, in difesa c'è Raiola, subito dopo ci sono i The Brothers, dico The Brothers perché uno è in difesa mentre l'altro è centravanti, poi abbiamo Alfieri e infine Giglio in attacco. Queste sono le formazioni, ma ora è arrivato il momento di dare la parola al mio collega telecronista. Buona visione a tutti. Attenzione, è incominciata la partita. Carmine Alfieri, la passa a Camillo. Cristian prova subito un grandissimo dribbling, ma Riccardo Vescio leva. Davide, attenzione, grande finta, passaggio per Ciro, ma rimpallo, arriva il pallone alla squadra Twitch. Attenzione Vittorio, progressione centrale, il tiro, la parata. Ancora una parata di Vincenzo Porcello e attenzione Master Zain, grandissima copertura difensiva da parte della squadra che butta subito il pallone in avanti cercando Falcetta, ma il pallone non arriva. Attenzione, Giglio prova un colpo di tacco, rimessa laterale per la squadra YouTube. Matteo, attenzione Falcetta, disattenzione tra Ciro e alla fine recupero subito della squadra YouTube. Attenzione Ciro, dribbling, subito Camillo chiude, monumentale, ancora Matteo di più, ancora, eccezionale, Vittorio, prova il dribbling, passaggio a Cristian Giglio che non passa, però Vittorio prova ad andare ma ha chiuso anche lui, alla fine fallo, contatto tra Matteo e Vittorio, va Cristian Giglio su punizione, attenzione il tiro, il pallone va fuori, attenzione, Falcetta, grande recupero, prova a lanciare Alessandro ma niente, Riccardo però dall'altra parte serve Falcetta che prova uno stop però non va. Ciro Vex, grande dribbling su Cristian Giglio, passaggio al Master Zain che prova un numero però serve una maniera un po' strana Falcetta, poi torna indietro. Vittorio subito non riesce a controllare Falcetta. Carmine Alfieri alto, brivido per la squadra YouTube. Falcetta, grande finta, prova, ma Michele lo chiude intervenendo sia sul pallone e sia sulla caviglia e non è fallo, è rimessa la terra per la squadra YouTube che prende coraggio e prova ad attaccare. Falcetta prova il tiro, la parata di Peppe Pollicino. Falcetta prova a controllare di contrasto, va avanti, attenzione Falcetta la mette in mezzo, non il viene allontano il pallone, poi Giglio ancora prova ad andare in velocità su Riccardo, il tiro, grandissima parata di Porcello, questo tiro poteva andare all'incrocio dei pali ma alla fine grande parata da parte del portiere della squadra YouTube. Attenzione Master Zain prova con un giochetto, salta Michele, il tiro, un bel numero da parte dello youtuber, ma attenzione Falcetta ha segnato di esterno ed esulta alla Gabriel Jesus e intanto 1-0 di esterno. Attenzione Cristian, ci prova, traversa, traversa di Giglio, va Cristian che la mette in mezzo, fiora solo Pollicino, poi il tiro di Carmine è andato fuori di pochissimo, messa laterale, Ciro Vecchione, salta Cristian Giglio con in maniera agevole, poi attenzione, eccolo qui il 9 della squadra Twitch, Cristian Giglio 1-1. Sì, Riccardo il tiro ancora, Murato, chiedono un fallo di mano da parte dei giocatori della squadra YouTube. Attenzione, come possiamo anche notare dal VAR, non è calcio di rigore perché il pallone ha colpito prima la gamba e poi ha colpito il braccio che però era attaccato al corpo e si riprende con Porcello che ha il pallone, passaggio a Ciro Vecchione che serve Riccardo, 1-2. Ancora Ciro, grande tunnel, Pollicino ci prova con il destro, Giglio, il tiro chiuso, Master Zain ancora il tiro, poi passaggio, un rimpallo, se lo trova lì ed esulta Peppe Pollicino di mancino all'angolino, grandissimo gol. Poi attenzione Falcetta,
Penso che ci abbia provato. Vittorio, grande numero su falcetta. Prova ad avanzare. Ancora doppio numero. Un giochetto di sinistro che serve Carmine poi. Vittorio, Carmine, ancora. Finta. Ne prova a nascondere il pallone, ma sbaglia a servire. Poi Riccardo, subito. Passaggio, il tiro. Falcetta, rete! E falcetta, doppietta. E intanto esulta come Ibrahimovic con la maglia del Barcellona. È ricominciata. Carmine, colpo di tacco, Master Zen chiude, monumentale. Passaggio a Matteo Caccavale. Invoca la calma il portierone della squadra Twitch. Ancora Ciro, Porciello in velocità, prova ad avanzare, il cross. Si riparte. In postazione dal basso, Peppe Pollicino, serve Carmine, che scucchiaia ancora il pallone per Giglio. Controlla il portiere Falcetta e rinvia subito in avanti, sbagliando. Master Zane, passaggio di tacco ed esce il portiere Falcetta, che prova subito a spazzare in avanti, cercando la velocità dei due, Ciro e Riccardo. Grandissimo passaggio, monumentale la chiusura anche di Vittorio. Riccardo prova a cercare ancora Ciro. Chiusura di Camillo e rimessa da parte della squadra Twitch. Vittorio rischia però su Porciello. Poi ancora Cristian Giglio. Grande passaggio di Mancino, però Carmine va avanti. Tiene ancora il pallone sulla linea. Pollicino ancora di destra. Chiuso. Prova Vittorio ad andare, ma carambola sul giocatore della squadra Twitch. Ancora poi attenzione Ciro. Colpitomi Ciro. Continua la squadra YouTube che va in vantaggio quasi allo scadere del primo tempo. Ha segnato, chiariamo, Riccardo Pesce, che sta giocando una partita da MVP assoluto. Veramente va avanti, indietro, segna. E attenzione, credo che sia finito il primo tempo. Infatti finisce il primo tempo. Dove sta diretta le 8? Si ritorna dopo una breve pausa. Matteo batte subito. Ricominciata la partita, secondo tempo, Porciello, tocca per Matteo, Matteo di esterno, fuori, Carmine Alfieri che va dall'altra parte servendo Pollicino, ma chiusura di Porciello, va il numero 11 Peppe Pollicino che scambia con il fratello, serve Carmine, il tiro, murato, attenzione Carmine ancora, prova, finte, serve Cristian, il tiro è altissimo, clamorosa occasione da parte della squadra Twitch, il pallone va fuori. Concentrazione del capitano Peppe Pollicino che manda in avanti ancora Riccardo. Matteo chiude, una partita di concentrazione tattica da parte di Matteo. Ancora numero anche di Ciro al suo compagno, numero anche su Pollicino. Ancora va avanti Ciro e pallone recuperato, deve ricostruirsi dietro, il tiro, parata. Parata da parte di Riccardo. Una parata pazzesca di Riccardo che manda il pallone sulla traversa. Ancora Riccardo, serve Matteo vicino a lui. Prova ad avanzare il difensore che se scarica subito il pallone verso Falcetta. Un po' lungo il pallone. Ancora Cristian, ma Riccardo esce. Prova Ciro a tenere il pallone in campo. Pallone va fuori. Michele sbaglia servendo Falcetta. Pollicino, ma Porciello c'è. Attenzione Carmine. Prova a spazzare in avanti il pallone, Falcetta da capitano vero con il cuore, predica la calma. Ancora di esterno, pallone fuori. Servito Falcetta sull'esterno, prova, serve in mezzo, Ciro di tacco! Di tacco! Ciro, che azioni di contropiede! Assist di Falcetta, gol di Vecchione ed esultano tutti e due così. In maniera un po' provocatoria nei confronti degli avversari. Attenzione, Falcetta lascia il pallone a Porciello. Il tiro provato da Pollicino, Vittorio, Porciello. Pallone di tacco addirittura. Ciro Vecchione prova a superare Camillo, ma rimessa laterale. Grandissima chiusura da parte di Camillo. Matteo subito passaggio, ma non c'è nessuno. E serve la squadra avversaria con una rimessa. Attenzione ancora Ciro. Ciro, grande numero, arriva davanti a Michele, ma si ferma, si lamenta con l'avversario per essere entrato un po' in maniera un po' piuttosto brusca. Ancora Carmine, serve Pollicino,
Calcio d'angolo. La mette in mezzo Volicino. Attenzione Matteo. Qua ho dei dubbi. Vediamo il VAR. Dicono calcio di rigore. E intanto sì, il VAR conferma. È calcio di rigore. Matteo tocca il pallone con la mano. Va Peppe Pollicino dal dischetto. Spiazzato. Accorcia le distanze. Ed esulta in telecamera. Ricominciava subito la partita. Subito Ciro manda il pallone in avanti verso Falcetta. Chiusura da parte del portiere Michele. Tutto regolare. Attenzione Camillo in mezzo di Mancino. Falcetta prova a servire. Ancora Ciro. Master Zane. Serve Riccardo dall'altra parte, che prova il tiro. Alto. Rimessa laterale. Ancora Riccardo. Ciro chiuso da Pollicino. Riccardo prova ad andare avanti. Chiuso però. E si porta il pallone fuori. Vittorio. Cercato ancora Carmine. Attenzione Carmine. Grande numero. Chiusura. Chiusura da parte di Porciello. Sbarra la porta. Ancora Porciello con i pugni. Allontana. Poi Falcetta. Prova a tenere il pallone. Serve Ciro. Ancora Ciro. Ancora calcia però addirittura addosso a Carmine. Poi sbaglia. Ancora Vittorio. Grande finta. Poi non si capiscono Riccardo e Michele. Riccardo spazza, però colpisce Pollicino ed è rimessa laterale per la squadra YouTube. Da Porciello che lancia subito. Davide, il tiro! Il tiro! Che gol! Ed esulta ancora la Gabriel Jesus. Però attenzione che porta il tiro Carmine. Il pallone è dietro all'incrocio dei pali. Parata di Porciello. Calcio d'angolo. Peppe subito di corsa va a prendere il pallone. Si prova a inserire Carmine. Ancora Cristian di testa. Attenzione però Falcetta. Il tiro fuori di pochissimo al lato. Pollicino servito da Carmine. Pollicino prova ad avanzare. Ancora Cristian, ma recupera ancora un grandissimo Riccardo che serve subito Master Zane. Master Zane potrebbe passare il pallone. Prova un tiro di Mancino che all'ultimo non riesce a tirare in modo perfetto. Porciello invia subito il pallone. Carmine serve Cristian che prova il tiro. Parata di Porciello di puro istinto. Ciro Vecchione. Possesso del pallone. Falcetta. Viene rubato il pallone. Carmine. Ancora Carmine. Il tiro. Chiusura di Riccardo. La squadra Twitch che ci sta provando a recuperare questa partita. Ancora chiusura. Master Zane prova a partire in contropiede. Grande numero su Cristian, ma Camillo lo chiude. Calcio d'angolo subito per Matteo che prova il tiro murato da Peppe Pollicino. Ancora Matteo murato ancora una volta da Peppe Pollicino. Ancora, poi Riccardo, sombrero, poi attenzione, non si capiscono, tutti e quattro della stessa squadra, Ciro calcia, il pallone va di poco fuori. Falcetta, la alza per Riccardo, che prova, ma viene chiuso dalla fisicità, Camillo non chiude, poi attenzione, ancora in mezzo a due, fallo da parte della squadra Twitch su Riccardo. Va in porta Peppe Pollicino con Cristian marcato al palo. Falcetta prende la rincorsa. Non calcia lui, finta! Master Zane! Una buona punizione calciata. Però il pallone termina fuori. Riccardo, Master Zane chiuso. E ancora Carmine che salta Riccardo. Da centrocampo! Battuto Porciello che era rimasto sorpreso dalla conclusione improvvisa del giocatore della squadra Twitch. E poi serve un'altra volta Vittorio davanti al portiere. Falcetta, che parata. Poi ancora Peppe murato, ancora una volta murato. E chi se non da Matteo e da Riccardo. Poi attenzione Ciro prova ad andare, Porciello chiuso da Michele. Falcetta, attenzione, subito appena uscito dalla porta. Camillo lo mura ancora una volta. Subito la mette in mezzo. Falcetta sbaglia. Prova a rincorrere a Cristian con il pallone, ma viene chiuso da Master Zane. Ancora Carmian, nasconde il pallone. Peppe Pollicino, grandissima triangolazione. Poi Cristian di improvviso al volo.
calcia fuori. Poi attenzione, Riccardo, un grande assist. Falcetta, solo lui davanti al portiere. Falcetta esulta ancora con il gesto della chiamata. Christian prova la finta, il tiro, il tiro, proprio lui che aveva segnato un gol. La partita finisce proprio in questo momento. La squadra di Tube batte la squadra Twitch 6-5. Partita davvero fantastica. Però purtroppo ci sono state anche delle occasioni da gol per entrambe le squadre, come avete visto durante il video. Per un gol potevano pareggiare e andare così ai rigori, ma l'arbitro ha deciso di fischiare. Quindi la squadra di YouTube vince la partita. Invece voi cosa ne pensate di questa partita? Vi è piaciuta? Non vi è piaciuta? Poteva andare meglio? Scrivete tutto qui sotto nei commenti che io vi leggerò. Ci vediamo al prossimo video.